dobbiamo commentare, come giustamente diceva Massimo da studio, probabilmente la miglior partita del Pescara, vuoi per ritmo, per intensità e perché di fronte aveva una squadra forte come il Cesena. È arrivato il primo scontro diretto vinto. Sì, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, proprio abbiamo subito un tiro in porta, per penso 75 minuti abbiamo fatto una prestazione devastante. C'era rammarico che potevamo chiuderla prima perché abbiamo sciupato veramente tante occasioni. Soprattutto perché il Pescara le occasioni le ha create e le ha create bene giocando un bel calcio. Un bellissimo calcio, una squadra veramente ordinata, è stata benissimo in campo, ha subito pochissimo, se non niente, forse qualche lancio lungo alla fine, e ha creato veramente tanto. E dovevamo chiuderla prima, abbiamo sbagliato un po' di gol, però va bene così, faccio complimenti un'altra volta per l'ennesima prestazione importante dei ragazzi. Cesena meno due, sì, gli abbiamo ripreso un po' di punti, e il nostro percorso continua, adesso pensiamo al Teramo. Dovete pensare al Teramo, al derby, però continuiamo ad analizzare questa partita, perché la mia sensazione è che sia cambiato non qualcosa, ma cambiato tantissimo dalla strigliata post Reggio Emilia. Ma non si tratta della strigliata, si tratta che adesso, si è detto dall'inizio, da quando abbiamo cambiato modulo, abbiamo veramente più equilibrio, creiamo dopo molto di più e stiamo facendo veramente bene, siamo una squadra veramente importante in questo momento. Studio. Sì, intanto i complimenti a Luca Matteassi per questa partita che è stata preparata bene, giocata ancora meglio dal punto di vista tecnico. Tra poco do la parola naturalmente a Fabio per una domanda. Secondo me è stato determinante il movimento senza palla di tutti, perché è difficile oggi dire chi abbia giocato meglio. Oggi ho visto un grande Pontis, un grande Pompetti, ma tutti all'altezza della situazione. Fabio. Oh, io al direttore vorrei chiedere, visto che lui è sempre stato sincero, ci ha sempre messo la faccia, una domanda che gli vorrei fare è che magari se dall'inizio dell'anno ci fosse stata questa rosa, ma con qualche elemento in più al centrocampo, io credo che il Pescara forse a questo punto della stagione sarebbe non così lontano dalle prime, e lui magari dal canto suo, se ha qualche rammarico di quello che poteva fare in estate non è stato fatto. Guarda, ti rispondo proprio con la massima sincerità, hai perfettamente ragione, il rammarico c'è, però lo dico con il cuore, ma non perché uno si vuole scusare per il mercato fatto, non potevamo farlo, aggiungere questi due giocatori come Derisio e come Pontisso in mezzo al campo, che poi alla fine sono stati loro che ci hanno dato questo equilibrio, no? Non siamo riusciti a darlo perché, ripeto, avevamo dei contratti importanti e per tante situazioni molti non sono andati via e non siamo riusciti a prendere un altro centrocampista, altrimenti, come hai detto te, dall'inizio così saremmo stati veramente tosti per tutti. Un'altra domanda per il direttore, poi voglio una curiosità per chiudere. No, intanto dobbiamo fare anche i complimenti al Teramo, non l'ho detto inizialmente, che ha vinto a Fermo una partita importante in chiave salvezza dopo aver perso in casa con il Montevarchi e deciso Bernardotto. E allora, insomma, sabato, no, c'è questo derby al Bonolis, dove il Pescara purtroppo ha già perso in Coppa Italia, quella però è stata già una lezione recepita, no? Sì, c'è questo derby e bisogna andare a Teramo per vincere, punto. Oh, secco così. Secco così. Senza dire altro, ma mi sembra sia stato molto chiaro Matteassi. Massimo, io volevo chiudere con una considerazione, tornando alla partita di questa sera, perché è vero il modulo, è vero l'atteggiamento, è vero il Pescara ha fatto la sua migliore partita, ma cosa che non faceva per tante volte nella prima parte di stagione, come diceva Massimo da studio, correva bene senza palla oggi, era sempre al posto giusto. Che cosa è cambiato? È cambiato, ripeto, l'atteggiamento, la fame di ottenere i risultati, questo equilibrio, quando hai le certezze dopo tante cose vengono da sole, quando invece non hai certezze sbagli anche passaggi di 10 centimetri. Cioè, il calcio è questo, adesso siamo in un momento in cui veramente abbiamo un grande equilibrio, siamo molto ordinati, creiamo, dispiace solamente per qualche gol che potevamo fare in più oggi, però adesso abbiamo la consapevolezza, le certezze, la consapevolezza di essere una grande squadra.